L'altro giorno stavo parlando con una mia amica giornalista e lei mi ha raccontato che i trend di quest'estate sono alimentazione sana, cura e attenzione dell'ambiente e benessere naturale. E io ridendo le ho detto: fantastico, allora io sono di tendenza da 30 anni, visto che ne parlo da allora. E adesso spiegherò anche a voi i miei trend di benessere per quest'estate. Quest'estate vuoi seguire anche tu la tendenza che va per la maggiore? Allora abbi cura di te, soprattutto a tavola. Approfitta del periodo estivo e delle vacanze per scegliere di ordinare se sei fuori o di prepararti a casa del buon cibo, sano, leggero, genuino, preferibilmente vegetariano. Visto che per una volta la tendenza del momento è sana, seguiamola tutti. In Italia abbiamo tanti problemi, ma almeno c'è la dieta mediterranea che rappresenta una buona linea guida alimentare, con garanzia di autenticità, semplicità, sapore e salute. Per accontentare tutti i palati, vi darò tre ricette che mettono insieme i must della tavola di quest'estate: gusto, freschezza e leggerezza. Ed ecco un altro consiglio di tendenza: evitate anche voi gli sprechi a tavola, adoperate la vostra sensibilità e consapevolezza. Non fate troppi bis quando mangiate fuori ai buffet per poi lasciare il cibo nel piatto. E a casa non dimenticate il cibo in dispensa per poi lasciarlo scadere, non è sano. Prestate attenzione anche a questo. La salute di ognuno di noi è legata alla salute e alle risorse del pianeta. Quindi veniamo alle nostre tre ricette preparate da Serena Babbo, mia grande amica, autrice con me di diversi libri di ricette crudiste e vegane, e chef salutista. Ci preparerà tre ricette che vedrete vorrete fare subito anche voi e secondo me diventeranno un tormentone dell'estate. Tutti a mangiare sano e leggero, ma con gusto. Prima ricetta, un fantastico green smoothie o frullato verde, ottimo per colazione, ricco di clorofilla per dare tanta energia. Oggi vi voglio presentare una ricetta super energetica per il mattino, il green smoothie. Gli ingredienti di cui abbiamo bisogno sono latte di mandorla, raw, spinaci, banana e kiwi e di un potente frullatore. Il procedimento è semplicissimo. Aggiungiamo il latte, gli spinaci, i kiwi e la banana. Chiudiamo e frulliamo. Bene, il nostro smoothie è pronto. Buon lavoro a tutti. Bravissima Serena, e per conoscere tante altre sue ricette insieme ai miei consigli di salute naturale, basta iscriversi al canale. Clic! Seconda ricetta, un piatto di spaghetti fatti con le zucchine, molto leggeri, con poche calorie per un pranzo veloce e gustoso. Oggi vi voglio presentare una ricetta tutta green, gli spaghetti di zucchine con crema di rucola e olivetta giasche. Gli ingredienti per questa ricetta sono anacardi al naturale, precedentemente ammollati per almeno 8 ore, rucola biologica fresca e immancabili zucchine biologiche. Il condimento invece è costituito da olio extravergine d'oliva, succo di limone, sale himalayano, lievito in scaglie e olivetta giasche. Gli strumenti che utilizzeremo sono un paio di guanti monouso, un pelapatate, lo spiralizer e il frullatore. Prima di tutto dobbiamo prendere le nostre zucchine, il pelapatate e togliere la buccia in questo modo, premendo leggermente. Ora prendiamo lo spiralizer. Mettiamo in questo modo la zucchina che sia ben premuta e cominciamo a girare la manovella in modo da ottenere
gli spaghetti. Prepariamo la crema di rucola. Nel frullatore mettiamo gli ingredienti. Prima di tutto la rucola. Spingiamo bene in fondo in modo che le rame riescano a girare e quindi a creare un vortice. Dopodiché mettiamo gli anacardi. In questo modo. Aggiungiamo il condimento. Quindi succo di limone. Olio. Lievito in scaglie e un pizzico di sale. Aggiungiamo 2 dita d'acqua e azioniamo il frullatore. Ora condiamo gli spaghetti con olio e sale, in questo modo. Pizzico di sale. E mescoliamo. Aggiungiamo la crema di rucola. Mescoliamo. Buon appetito! È buonissimo! Freschissimo e delizioso! Terza ricetta, un dessert a dir poco magico, dolcissimo ma senza zuccheri, fatto solo con frutta fresca e adatto a concludere per esempio la cena in freschezza e in bellezza. Oggi vi presento una ricetta dolce, fresca, adatta a grandi e piccini e anche agli intolleranti, il gelato alla frutta. Gli ingredienti per il nostro gelato sono la banana e la fragola, tagliati a pezzi e messi in freezer la notte precedente. Poi, per ottenere la cremosità del nostro gelato, utilizzeremo un frullatore. Il gelato è pronto! Buona passeggiata! Avete visto quanto è facile mangiare con gusto e restare in salute? Vi è piaciuto questo video? E allora condividete anche voi le ricette tormentone di quest'estate con i vostri amici e sui vostri social. Scrivete qui sotto i vostri commenti, le vostre domande e raccontatemi le vostre esperienze. E sul mio sito, al link che trovate nell'info box qui sotto, tante altre ricette e tanti consigli per un'estate piena di energia, bontà e salute. E mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E iscrivetevi al canale, naturalmente. Ciao!